Il campionato di Serie B si ferma per un turno di sosta, il Cristian Barletta invece no. C'è l'esordio nel triangolare di Coppa Italia di categoria, infatti, per i biancorossi del presidente Antonio Dazzaro, di scena domani pomeriggio, inizio fissato alle ore 15, al Pala Oreta di Palermo contro il Sant'Isidoro. Il quintetto barlettano è chiamato a riscattare la sconfitta di sabato scorso in campionato contro il Salerno, la prima esterna della stagione. Abbiamo sbagliato un po', diciamo così, l'approccio mentale. Abbiamo regalato un tempo nel secondo tempo, quando poi abbiamo cercato di recuperare la partita. A quel punto, diciamo, la loro difesa e il loro modo di giocare ci hanno penalizzato oltremodo. La riscossa in campionato dei biancorossi, secondo in graduatoria, può attendere. La concentrazione è rivolta per ora solo al match di Coppa contro i siciliani. Il Cristian, non ci sono dubbi, ci tiene a ben figurare in questa competizione. Abbiamo voluto fin dall'inizio, ci siamo fissati fin dall'inizio questo obiettivo. Teniamo tantissimo onorare questa competizione, una competizione di prestigio. Per la prima volta il Barletta Calcio a 5 la affronta e l'affronteremo sicuramente al massimo delle nostre potenzialità. Mi aspetto tra l'altro delle risposte importanti dai ragazzi, mi aspetto sicuramente a livello mentale una risposta dopo la brutta partita di Salerno. Quindi sicuramente, ripeto, un appuntamento per il quale abbiamo lottato, ci siamo sacrificati, quindi ci teniamo, vogliamo fare bella figura e andremo sicuramente a dar battaglia. Solo dopo la trasferta di Palermo si tornerà a pensare al campionato. La vetta della classifica è distante, al momento 6 punti, non pochi ma neanche tantissimi. Pensiamo al fatto che è un campionato talmente equilibrato e tutte le compagini possono fare punti con chiunque. È chiaro che adesso dovremo un attimino confidare in un passo falso da parte del Bisceglie, poi noi sappiamo che abbiamo 9 partite, giocheremo fino alla fine per vincerle tutte 9 e abbiamo la consapevolezza di poterlo fare, siamo sicuri della forza di questo gruppo, siamo sicuri dell'ottimo lavoro svolto dal mister, ce la giocheremo fino alla fine, sarà bello fino alla fine.